OnePlus sembra aver capito che il suo destino, il suo futuro è nella serie Nord, perché continua a sfornare nuovi smartphone di questa fortunata gamma e l'anno scorso ha tirato fuori il OnePlus Nord 2, successore del primo Nord che è stato pluripremiato anche da noi. Un OnePlus Nord 2 convincente adesso tira fuori un po' in anticipo, perché ovviamente siamo ancora a maggio, il OnePlus Nord 2T. Che ha quel sapore di smartphone fatto apposta per andare poi a incrementare il prezzo sul prossimo OnePlus Nord 3. Il perché? Beh, perché ci sono poche differenze e un prezzo molto molto simile, ovviamente di listino, ma adesso lo vediamo più nel dettaglio in questa recensione. Insomma, non ci giro troppo attorno, OnePlus Nord 2T è molto simile a OnePlus Nord 2. Sono principalmente tre le differenze, anche se possiamo aggiungerne una quarta, ovvero qualche differenza nel design. Proprio nel design, dove si segue un po' la moda, perché OnePlus amplia ulteriormente l'area dedicata al comparto fotografico, facendo sembrare che qui sia avvenuto un corposo upgrade. Tutta apparenza però, perché a livello tecnico non vi è alcuna novità. Mettendoli fianco a fianco, anche le misure e il peso sono tutto sommati identici, e questo non è un male trattandosi di uno smartphone di dimensioni sufficientemente umane, né troppo piccolo né troppo grande. Il display è esattamente lo stesso pannello, 6,43 pollici a tecnologia AMOLED, 90 Hz di refresh rate e risoluzione Full HD+. Un buon pannello col solo difetto di un accennato blue shift quando lo si inclina, ma per il resto non presenta particolari difetti, anzi offre anche una bella visibilità anche, diciamo, all'aperto. L'audio è stereo ma la qualità è la stessa, nulla di nuovo, è comunque un plus, così come lo slider laterale per attivare o disattivare la suoneria molto velocemente o attivare la modalità non disturbare. Un marchio di fabbrica della serie OnePlus che apprezzo sempre tantissimo e che è assente purtroppo solo sulla fascia bassa dei suoi smartphone. Fra i punti deboli di OnePlus Nord 2T rimangono un po' gli stessi di OnePlus Nord 2, quindi l'assenza di una ricarica wireless, l'assenza dell'espansione tramite microSD, l'assenza di un foro per il jack delle cuffie e l'assenza purtroppo di una certificazione contro acqua e polvere, lasciando lo scettro quindi a Samsung e ai suoi Galaxy A52s e non solo, che invece la certificazione contro l'acqua e polvere ce l'hanno, e anche IP67. Ma passiamo adesso alla prima grande novità tra OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord 2T, ovvero il processore MediaTek Dimensity 1200 contro MediaTek Dimensity 1300. Cosa cambia? Beh, leggermente più prestante, ma tutto sommato è lo stesso processore con un leggero overclock. Ok, cambia qualcosa anche a livello super tecnico, ma niente che ci interessi particolarmente, anche perché i tagli di memoria sono gli stessi, 8 o 12 GB di memoria RAM, 128 o 256 GB di memoria interna. Resta comunque uno smartphone dual SIM che prende molto bene, supporta connettività 4G, 5G, NFC, tutto quello che volete, insomma non manca nulla da questo punto di vista. In termini di performance niente che vada a stravolgere le cose, perché già si comportava molto bene OnePlus Nord 2 grazie a un software decisamente fluido e reattivo, allo stesso modo si comporta anche OnePlus Nord 2T, e quindi le differenze non si possono notare se non si vanno a fare effettivamente dei benchmark, se non giusto qualche FPS in più nei game, nei giochi più spinti, però nulla assolutamente per cui dire passo dall'uno all'altro per le performance. La seconda novità, tra virgolette, è il software, perché ovviamente OnePlus Nord 2 arriva a luglio dello scorso anno, quindi con Android 11 e Oxygen OS 11, OnePlus Nord 2T arriva adesso a maggio-giugno, ovviamente già con Android 12 a bordo. E la domanda è: perché ancora non è arrivato Android 12 su OnePlus Nord 2? Ecco, OnePlus non si sta comportando benissimo con gli aggiornamenti, c'è giusto disponibile una beta al momento dei primi giorni di maggio, però la versione definitiva ancora non si vede male. Riguardo però alla politica aggiornamenti, ovviamente lui verrà supportato un anno in più, ovvero un aggiornamento in più di Android e un anno in più di patch di sicurezza. Vi ricordo però la politica di OnePlus, che è due aggiornamenti di Android e 3 anni di patch di sicurezza. Per quanto riguarda il software in sé, ne ho parlato ampiamente nella recensione di OnePlus 10 Pro, dove ovviamente vado un po' a disquisire ciò che è successo con la Oxygen OS 12, che pur
chiamandosi Oxygen OS, è molto più una Color OS di Oppo. Non che questo sia un male, perché fluidità e reattività vengono garantiti anche da questo aggiornamento software, però si perdono le principali peculiarità che interessavano a un utente OnePlus. Detto ciò, resta comunque un software piacevole da utilizzare soprattutto sulla fascia media del mercato, perché è snello e reattivo con il giusto quantitativo di funzionalità. Sulla home abbiamo Google Discover sulla sinistra, quindi il feed di notizie di Google. A livello delle impostazioni possiamo attivare alcune funzionalità dedicate, come ad esempio l'avvio rapido quando avviene lo sblocco, oppure sdoppiare le applicazioni nella funzionalità di App Cloner, e poi non mancano tutte le varie funzionalità più tipiche di Android. Ma inizio recensione vi parlavo del modulo fotografico, che è molto più grande, ma anche lo stesso modulo fotografico, quindi non è cambiato assolutamente nulla se non la disposizione e il design di questi sensori fotografici. Anche qui non è un male, perché OnePlus Nord 2 è ancora super attuale, quindi è attuale anche OnePlus Nord 2T, però non abbiamo nessun upgrade. Il sensore principale è il 50 megapixel IMX767, l'ultra grandangolare dove si poteva fare l'upgrade invece è sempre la stessa fotocamera da 8 megapixel, e poi c'è una fotocamera mono da 2 megapixel. Frontalmente invece la fotocamera selfie da 32 megapixel. Non mi addentro troppo nei dettagli di questa analisi, essendo le fotografie le stesse fatte da OnePlus Nord 2. La ricetta comunque è vincente, perché il sensore fotografico principale è assolutamente di ottimo livello, lo troviamo su smartphone ben più costosi, dove ovviamente mostra al fianco è sulla fotocamera ultra grandangolare, che ha poco dettaglio e quindi tendenzialmente tende a impastarli un pochetto. Il software comunque non si comporta affatto male, perché poi è lo stesso che ritroviamo anche su smartphone più costosi, quindi qui abbiamo una resa interessante anche di notte, dove ovviamente abbiamo la dedicata modalità. Selfie approvati, a volte tende a bruciarli un pochetto, ma secondo me con qualche aggiornamento software si può migliorare leggermente meglio comunque rispetto alla media della fascia di prezzo, anche perché l'HDR, il suo intervento è decisamente soddisfacente. Anche nei video la qualità è abbastanza buona, la stabilizzazione di immagine praticamente impeccabile, unico neo è che non è possibile cambiare sensore fotografico in nessuna risoluzione. Detto ciò, può comunque registrare sia in 4K che in 1080p, sia 30 che 60 fps. Chiudiamo con l'aspetto della batteria, come al solito 4500 mAh al suo interno, esattamente come OnePlus Nord 2, dove c'è la differenza è sulla velocità di ricarica wireless, 80W, 65W, con l'alimentatore incluso in entrambi i casi in confezione, quindi ricarica assolutamente rapida da 0 a 100 in poco più di 20 minuti, assolutamente soddisfacente da questo punto di vista. Davvero un peccato non averci aggiunto anche la ricarica wireless, lo avrebbe reso quel qualcosa in più rispetto al suo predecessore, che ecco, poteva farmelo preferire effettivamente al precedente modello. Ed eccoci alle conclusioni: OnePlus Nord 2T è disponibile da fine maggio al prezzo di 409€ per la versione 828, 509€ per la versione 12256, un prezzo leggermente più alto, 10€ rispetto al lancio di OnePlus Nord 2, smartphone che oggi potete acquistarlo online più o meno a 330€ con le varie offerte. Differenza di prezzo che assolutamente non giustifica, a mio avviso, né il passaggio dall'uno all'altro, né il scegliere il 2T in favore del 2, perché sono 70-80€ che potete risparmiarvi tranquillamente, le differenze sono pressoché zero. Se però state cercando anche delle cuffie true wireless, allora potete valutare effettivamente l'acquisto del 2T, perché c'è una promozione lancio per cui vi regalano con l'acquisto di questo smartphone le OnePlus Buds 2Z, che hanno un valore commerciale di circa 80€, che quindi vanno a mitigare un po' questa differenza di prezzo. In definitiva, uno smartphone che mi è piaciuto e mi ha ricordato tantissimo l'esperienza d'uso che ho avuto con OnePlus Nord 2. Ho evitato in questo video tutto il discorso sull'ambito software, perché ormai ne ho parlato ampiamente nella recensione di OnePlus 10 Pro, ve lo lascio linkato in descrizione, un prodotto che consiglio, ma che ovviamente non a prezzo di listino. Tendenzialmente potete preferire assolutamente OnePlus Nord 2, a meno che non vogliate avere già uno smartphone con Android 12 e quindi un supporto leggermente più duraturo, perché per il resto sono due smartphone praticamente identici. E questa la vedo moltissimo come scusante per arrivare a luglio con un OnePlus Nord 3, sicuramente più potenziato, ma anche purtroppo decisamente più costoso. Ma staremo a vedere cosa farà OnePlus, se ci sorprenderà oppure no, in positivo o in negativo. Per questo video era tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto da Michele per tuttoandroid.net.